Quest'anno per la prima volta sarò un commissario esterno per gli esami di maturità. C'è una grande emozione nell'idea di esaminare dei ragazzi che saranno a loro volta emozionatissimi. Mi sentirò anche io sottoposta ad un esame in un certo senso. Viviamo anche noi la tensione della notte, delle settimane prima e dopo gli esami, soprattutto quando svolge il ruolo di membro interno, perché chiaramente segue un po' il destino della classe che di solito ha seguito per 3 anni e sa che confrontandosi con i colleghi che vengono in qualità di membri esterni c'è di fatto una verifica a cui è sottoposto il lavoro dell'intero consiglio di classe. Se sei esterna sei molto più libera, ma se sei interna e li hai vissuti questi alunni, sei trasportata in tutto e per tutto, cioè a me viene l'ansia, nel senso che tu sei lì a vedere se loro vanno bene, se danno il massimo, poi i ragazzini più ansiosi, allora ti trasportano, no? Quella loro ansia. Io toglierei questi esami da membro esterno, perché in realtà tu non conosci l'alunno, l'alunno non lo puoi giudicare in poche ore. Secondo me l'esame di maturità è l'atto finale di una grande farsa. Di per sé la scuola già è fatta male, noi non facciamo altro che spianare la strada e non fargli vedere i fossi. Ma la domanda che ci dovremmo fare, ma il ragazzo della scuola, delle materie, degli autori che studia, che ne pensa? Ma chi ha fatto mai una domanda ai ragazzi così? Tu che ne pensi di un Carducci, per esempio? No. Bisogna fare il tema, il pensiero carducciano nella poesia tot e tot. I ragazzi devono affrontare un esame dove 3 sono membri interni, 3 sono membri esterni più una presidente. È ridicolo. Il risultato di tutto questo qual è? La corsa alla raccomandazione. Incominciando dal presidente. E tutti i membri esterni sono avvicinati dai genitori. Tutti fingono di essere imparziali, invece, dalla mia esperienza, ognuno ha i suoi raccomandati. Ma sicuramente il sistema scolastico italiano, che sembra un po' desueto, se ci confrontiamo un po' con i paesi anglosassoni, siamo ancora noi vittime di un sistema di valutazione un po' fuori luogo, un po' fuori moda, se così vogliamo dire. In un momento di crisi come quello attuale, lo Stato non può spendere soldi inutilmente per foraggiare insegnanti che sono indotti alla corruzione. Vorrei che questi soldi fossero spesi per aiutare i giovani e per ridurre il precariato. Il punto principale dell'insegnamento deve essere soltanto questo: dare al ragazzo dei binari, lui deve essere il treno. Invece noi lo facciamo diventare un passeggero su un treno che non conosce, in un posto che abbiamo prenotato noi. Arriva alla fine in questa città, in questo paese, scende perché è finita la corsa, con gli esami di maturità è finita la corsa, non sa manco dove è sceso.